Intanto buonasera a tutti, e sono io, il dottoressa Tessera, particolarmente felice di avere l'essere qui a Montevegano a presentare questo libro, il primo, e spero e sono convinto che sarà una lunga serie. Tra l'altro Alessio è, possiamo dire, cittadino di Montevegano, quindi poi Montevegano e Rete ormai ci andiamo a fare quasi un'unica comunità, questo e dovrebbe essere l'obiettivo principale. Colgo l'occasione per salutare il dottore Carmine Pacifico in questa sala consigliare, un carissimo amico, e quindi sono particolarmente felice di averti qui questa sera, e tra tutti i relatori che sono a questo tavolo mi vuole l'obbligo di salutare il professore Giovanni Spinello, che mi fa anche un po' emozionare, perché sono stato suo alunno, e quindi questa sera te non mi esalterai con... e quindi sono stati dei momenti veramente bellissimi con il professore Spinello, che è stato veramente maestro di vita. Io mi confesso, come dire, la mia impreparazione, perché non ho avuto modo di leggere il libro, ho dato qualche occhiata così veloce questa sera, però ritengo che è sicuramente un libro da grandi contenuti, perché quando si narrano delle vicende private, diciamo, rispetto ad una malattia, significa che la vita assume un aspetto completamente diverso, e questo dovrebbe significare per noi tutti essere, come dire, insegnamenti, perché poi quando si riescono a smaterializzare certi pregiudizi, o come se qualcosa non ci appartenesse, invece poi magari può capitare a chiunque, e quindi forse si ha una visione diversa della vita, si ha una visione diversa di come dovrebbe essere l'approccio, e magari con un impegno maggiore verso la ricerca, perché noi oggi scontiamo, soprattutto nella nostra società, in particolar modo quella italiana, poco impegno verso la ricerca. Gli investimenti verso questo tipo di settori rappresentano l'investimento migliore che una società possa fare, perché nel giro di poco tempo si ha un ritorno importante per le comunità. Ecco, questa sensibilità, questo progetto che sta portando avanti Alessio, che fa parte anche dell'associazione, quindi dobbiamo quotidianamente impegnarci in questa direzione. Io vi faccio i miei migliori auguri, caro Alessio, per il tuo futuro da scrittore, che sia, diciamo, lungo e prestigioso, perché conosco le tue capacità, conosco soprattutto la tua grande personalità, e quindi ti faccio un grande in bocca al lupo e complimenti per il lavoro che hai fatto. Poi dopo mi leggerò con calma il libro, magari ci confronteremo direttamente da qui a qualche giorno, io e te ci faremo una bella conversazione. Grazie.